Continua. Fammi mettere l'audio del gioco. Dove eravamo rimasti? Al tetto. Devo piazzare il coso de Momo. Mo devo riscendere. Vediamo un po'. Ora è basso. Alzo un pochetto. Che problema c'è? Il DualSense non mi sembra faccia rumori strani, Non te lo so dire. Ci ho fatto caso. Guarda che vista. Il panorama è meraviglioso. Meraviglioso, insomma. Sì, sì. Andiamo a spalancare sta città, va. Adesso è il mio scopo. Deve spalancare la città. Vai, let's go. Sì. Una bellezza sto paesaggio, sai che assomiglia? Assomiglia alla vista di casa di Teo Hernandez. Bassi fondi, seconda parte, famose unghie, va. Madonna, io sarei veramente un gatto figlio di troia, zii. Cioè, io sono proprio il gatto che prende a cazzotti. Ah, stiamo a casa di Momo, Momo! Un messaggio da parte di Momo. Se li stai leggendo vuol dire che sei ancora vivo, ottimo. Ho spostato l'attrezzatura al bar per approfittare della loro antenna. Incontriamoci lì. Ho serrato la finestra, ma il codice per aprirla è molto semplice, eccolo. Ah, semplice. Dai, B12. Oh, bravo. What the fuck? Donde cazzo eres il bar? Lo sai che il bar mi sa che stava là sotto? Questa è la password del wifi. Io mi vorrei di la mia, raga. Fa troppo ride. Però non credo sia una buona idea. No, non la voglio cambiare, è troppo bella. Sì, meglio non dirla e basta, me la tengo. Io dovrei parlare con i personaggi comunque. Succedono sempre cose più strane, bello. Non mi arrischio a lasciare il villaggio, è troppo pericoloso. Inoltre il guardiano è l'unico in grado di aprire però quella porta. Il guardiano? Chi cazzo è il guardiano? L'avevo lasciata in strada e il giorno dopo gli Zurk lo avevano completamente consumato. Dannazione, che follia, Possono mangiare di tutto. Olè. Venditore del mercato. Tu mi porti qualcosa e io ti cedo qualcos'altro in cambio. Molto lineare. Elettrici migliori sul mercato. Devo cedere il cambio. Un detersivo super. E chi cazzo? No, ce l'ho? No, mi sa che non ce l'ho il detersivo. Tre lattine. Sì, ce l'ho i lattine. Ce n'ho solo una de bevande energizzante. Sì. Allora, il bar. Dove cazzo è il bar? Eccolo, questo sarà questo il bar. Ah, eccolo Momo, cazzo. Pallina di pelo, vieni, sono riuscito a intercettare un segnale. Vai, 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 vai Momo, vai cazzo. Come cazzo si permette, Momo? Vediamo se riesco a far funzionare questo affare. C'ero quasi. Ma che è? E là, qualcuno mi sente. Cioè, se ti stavo usando i bassi fondi, sto cercando una via d'uscita. Un momento, sei tu, Zbaltar. Momo. Ci posso credere, sono così felice di sentire la tua voce, Zbaltazar. Dove sei? Gli altri stanno bene? Sì, sì. Siamo al sicuro, siamo riusciti a salire. Ah! Questo è l'amico de Momozzi. Devi passare per le fogne. Non ce la farete mai ad attraversare le fogne. Pure uno di Zurk vi spazzerebbe in un istante. Vale soprattutto per te, piccoletto. Molti hanno tentato la fortuna in passato. Non finisce mai bene. Comunque vi avvisate, gli affari vostri non sono affari miei. Allora fatti i cazzi tu dal principio. No, ma che cazzo vuoi? Suo padre un tempo è un grande scienziato. Stavo lavorando a una nuova arma per combattere gli Zurk. Qualche anno fa è partito per collaudare il dispositivo e non ha più fatto ritorno. Da allora Simus non è stato più lo stesso. Vedi perché non bisogna parlare con quei baristi? Questi non si fanno mai i cazzi loro, brothers. Non dar retta a Simus, è solo spaventato come lo ero io. Se Doc ha costruito un'arma è il nostro biglietto per raggiungere il soggetto. Nei suoi punti Doc ha accennato un paio di volte. Un laboratorio segreto deve essere lì che lavorava al progetto. Potrebbe esserci un indizio nell'appartamento di Simus. Forza seguimi, andiamo. Il gioco è una figata, zio. Il gioco è una figata. Il gioco è... sei questo gattino. Praticamente questo gattino che... stava con i suoi amici gattini. Si rompe praticamente una tegola mentre fai un salto. E fa una brutta caduta e si ritrova nei bassi fondi. E adesso il nostro obiettivo... in realtà... è andare oltre questi bassi fondi. E soltanto che abbiamo trovato questa popolazione di questi robot strani. E adesso stiamo continuando e stiamo cercando di capire di più pure noi. Perché in realtà, cioè, questa è la spiegazione, è molto semplice. Erano i figli. Probabilmente questo era uno spoiler, però. Oppure non. Oppure è una supposizione. Non vuole più sentire parlare degli altri giorni, non mi aiuterà, ma forse con te credo di aver avuto un'idea. Mi sai, mi devo imbucare, eh? Eh sì, fammi imbucare, va, vado io. Prendi il taccuino di Doc e mostralo a Simus. Vai, ok, vai, let's go. Ah, ma è ok, è il tizio del bar, certo. Figlio del Doc.
La stanza segreta nel nostro appartamento, ma dove? E io che cazzo ne so, brother. Ma la troviamo. La troviamo. Dietro qualche foto? Chi è, va? Chi è? De sfondo casa, ma che me frega a me? Gli orologi sono fermi in culo. Fermi tutti su 25 2511. Tanto non leggo motore, tanto non leggo motore. Incredibile comunque, incredibile. Il tempo ci dirà. Gli orologi fermi. Sai che l'arma funzionava sulla carta, ma che serviva un collaudo sul campo. Oltre posto dei bassi fondi non è più tornato. Regà, ma sono sti mostriciattoli orrendi. Il corriere del robot. Zurk ufficialmente fuori controllo. Mangiano il metallo. Cazzo, mangiano tutto questi, oh. Questo è Mike Basoschi, zio cane. Osservazioni, versetti carini, temperamento ostile. No, sì, temperamento ostile, vecchi batteri dell'epoca umana. Mangiano ogni tipo di materiale, visione perfetta al buio, reagiscono alla luce intensa. Ah, ok. Però aspetta, reagiscono, che vuol dire? Io con la torcia, porco zio, qualcosa potrò fare. Noi abbiamo quel torcione che fa una luce, boh. Soggetto defluxor. Pistola di luce, bassa priorità estetica, dimensioni decibel prodotti. Alta priorità, testa sul campo, obiettivo distruzione di 20 zurk al secondo. Me li coglioni. Dead Space. Starà dentro qualche scatolone, mi dirai. Possibile che non stava in quello? Sta qua, eccolo. E fo. Olè. Olè. Tiè, Simus, via qua. Aspettami a familiare il suo localizzatore. Papà usava sempre il localizzatore per tenere d'occhio i miei spostamenti. Forse possiamo invertirlo e scoprire dove è andato. Non riesco a credere che papà potrebbe essere ancora vivo. Mi manca tantissimo. Se abbiamo accolto il zucchero giusto, papà ne aveva indubbiamente una con sé. Devo poterlo rintracciare nei bassi fondi. Deve essere qualcuno disposto ad aiutarci. Vieni ad aprire la porta. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Roba incredibile, piove dalla nostra spazzatura. Ma non è di tesori. Dovresti fare un salto al bara. E certo, per riparare ovviamente mi serve la roba del barattatore. È regolare. Regolare che mi servono i cavi elettrici, zi, peffo. Succede un camion detersivo super etilico. Non posso scendere più di così. E chi cazzo ce l'ha il detersivo? Il detersivo ce l'ha il tizio che sta a pulì. E tu mi dirai, il tizio che sta a pulì, che c'ha il tocca un boccaglio e fregagli il detersivo, brother. Bello, chicco. Se siamo visti, miau! Mo' ripari questo. Molto dato, ma lo vedrai da te. Si chiama Elliot. Il suo studio è proprio qui a sinistra, accanto alla bottega della nonna. Oh, dai, grazie, Jacob. Cazzo, God. Accanto a quella della nonna. Scusa, accanto a quella della nonna, porco Dio, non è qua. Ma dove sto andando? Eccolo, Elliot. Come no? Tiè, riparami questo. Questo per me. Vai, vai. So come aggiustarlo, ma quando questi video non riesco a usare la tastiera. Non so se mi sono ammalato altro, ma di certo non sto bene. Non riesco a lavorare. Mi servirebbe una coperta per poter realizzare il tuo localizzatore. Come vi ha sto ricordo, poi vado subito da nonna. Oh! Ah, raga, che prediction, sì. Che prediction che quel cavo mi sarebbe stato utile alla fine, eh. Incredibile che l'ingegno umano abbia saputo creare delle piante che si sviluppano senza la luce solare. Le forme di vita organiche necessitano di alberi che purificano l'aria della città. I robot non ne hanno bisogno e ciononostante se ne prendono cura. Così che avrebbero voluto gli umani. Dai, vai nonna. Cavo elettrico. Faccio il poncio. E mo' gli andiamo a portar tizio. E olè! Grazie, brother! Eccolo. Simus! Come no? Better Call Saul e Netflix, amo. Netflix e ogni lunedì alle 9 di mattina un episodio nuovo. Abbiamo un riscontro. Papà è veramente vivo, non ci posso credere. Seguiamo il localizzatore, forse scopriremo dove è andato papà. Speriamo che non ci troviamo un cadavere, sì. Se ci troviamo il cadavere, porco zio, da via male, eh. Pensa se ce l'aveva tipo dietro casa per tutto sto tempo. Famolo. Famolo, Simus. Ormai
ormai i giochi esclusivi saranno ben pochi. Ah, raga, ma non è che Simus c'è stire zampe? Cioè, capito che te voglio dire, non mi pare safe sto posto per lui. Noi scappiamo, lui no. È tutto storto, Simus. Hai visto? Ok, siamo ufficialmente fuori. Un ricordo. E Momo, cazzo, vabbè, Momo lavora. Tanto famo, anche perché l'obiettivo del gioco sarebbe aprire a tutti, da quello che stavano dicendo. Quindi, in teoria, ribecchiamo tutti. Ma dove vado? Ok. Aborti. Ok, ho fatto. C'è un appoggio, sì. Oh no. Amico. Dedge. Mazza che volo. No, guarda che zoppica, povero. Boom. Una leccata. E stiamo a posto. Questo è sicuramente il luogo del doc. Ah? No, è stirato. Ok, è vivo. Sta mio figlio a mandarti, oh Simus, piccolo genietto. È un'eternità che sono qui da solo, ero venuto a collaudare il mio defluxor, ma non è andato secondo i piani. Vorrei tanto tornare a casa, mio figlio mi manca tantissimo. Puoi farti un giro per la casa se vuoi, ma non ho idea di come fuggire da qui. Cos'è quella roba? È la pistola? Questa cazzata è un gigawatt. Per funzionare è l'unico apparecchio nei paraggi con tanta botta di vita, è il generatore all'esterno della casa. Il problema è che non si avvia. Credo sia saltato un fusibile e con tutti gli zucchi che girano, per me è troppo pericoloso uscire a ripararlo. Non sono abbastanza veloce, ma forse tu stesso. Se riuscissi a ripararlo il fusibile potrei ricaricare il deflu. Oh dai, famolo. Devo seguire il cavo, andare a riparare il coso. Mettiamo il fusibile. Domani tenti il platino. Non sei riuscito a farlo alla prima run, immagino. Cioè, ci sono tipo i ricordi che saranno per... Ah, vabbè, ma ha fatto. Ma una cazzata, oh. Fusibile. Raga, ma de preciso io dando cazzo passo. Ok, devo semplicemente accollarmeli. Eh no, vedi? Lancio, posso passare, oh. Ah, shottati, prof, dai, oh. C'è il trofeo speedrun dove devi finire il gioco in 2 ore. Figo. E olè. L'elettricità. Lo sapevo. Tanto se ci stanno dei barili entri dentro, sì. Ormai la legge è chiara. Barile entri dentro e rotoli da qualche parte, finirai di buono. Allora, la prima porta al prof. Oh, non l'avevo visti. Prof! Il doc sta stirà. Porco Dio! Le pagherò 1.300, me sa. Cioè. Oh.
Che carino. Grande Ghost of Tsushima che mi accarezza. Grazie di aver salvato Doc, piccolo amico. È fantastico sapere che Simus non è più solo. Adesso sappiamo di poter rispondere agli attacchi degli Zurk. Momo ti sta aspettando. Oh, vedi? Vedi, Momo. Oddio, non manco me se in culano. E grazie a me se sta qua, ma vaffanculo. Namo, Momo. Momo, mio fratello. Eccolo. Momo, mio fratello. Namo, se ne va. Ok, intanto già abbiamo fatto progressi comunque, eh? Bella l'ambientazione delle fogne. Faccio pure la luce, ci faccio. Sono in territorio laziale, tocca stare attenti, bravoci. Oh! Porco zio, non pensavo uscissero. Ah, già la troia. Vai. Ma che cazzo stai a dire, Momo? Pronti accanto, non ho neanche paura. Vai, miau. Che è sto coso? Là ci servirà il codice. Dobbiamo passare oltre quella porta lì. Fammi atterrare, Momo, va. Anzi, mi sa che serve che atterri pure te qua, altro che. Invece mi sa proprio di no, perché lì intanto ci fai robot. Vediamo un po'. Vabbè, ma God! Olè. Te pare che si rompe tutto. Classicone comunque, eh. Classicone proprio. No, Momo! No, Momo, cazzo! Non li voglio sfondare sti cosi che se... Però questi qui prima o poi escono, frate. Cioè, il fatto è che tanto vale sfondarli subito, perché poi se mi ritrovo in bocca è peggio. Guarda che stack. Ah. Adesso ricordo, l'acqua pulita scarseggiava. La città era rifornita da enormi macchinari che scavavano nelle viscere della terra come ogni altra cosa. Era razionata per bastare anche in tempi di magra. Lo scienziato mi mostra i progetti delle cisterne d'acqua. Sono così grandi da potervi incapsulare un intero edificio. Allora, non mi piace sta cosa, perché in realtà non posso tipo passare. Cioè, io so che devo andare qui, ma che giro devo fare, scusa? Devo far cascare qualcosa da là sopra, no? Non so se convenga rompere le uova. Non so che cosa succede se le lascio chiuse. No, devo rompere le uova, sì. Devo farlo, per forza. Cioè, mi conviene più a far così e sparaglie. No, quanto sono brutti sti cosi, oh. Mi ero fermato un attimo non calcolando che questi vanno a 7000 km orari.